Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Pepe Vacca Collectibles. Dopo il primo video su Star Wars Unlimited, il nuovo gioco di carte collezionabili di Asmodee dedicato a Star Wars, che ha fatto un incredibile successo, 70 visualizzazioni, 0 iscritti, eccomi qui comunque a proporvi un altro box, il pre-release box, che contiene 6 booster pack, 6 bustine con carte che dovrebbero essere casuali e qualche altra chicca. Quindi ragazzi, non perdiamo altro tempo, come al solito andiamo ad abboxarle insieme. Ecco qui la box del pre-release di Scintilla di Ribellione, solita illustrazione sul fronte, Darth Vader da una parte, Luke dall'altro e sul retro un'anteprima di quello che sarà il contenuto. 6 booster pack, 2 carte promo, 19 gettoni, una guida rapida, una guida per la composizione dei mazzi, un divisore e un portamazzo. Stavolta Asmodee ci ha dato una pratica linguetta per aprirlo, non dobbiamo distruggere tutto come nello starter pack, per fortuna. Tutto molto ben organizzato, già questa cosa mi piace. Ah, queste credo che siano le carte promo, le apriamo magari alla fine. Poi qui abbiamo il porta deck, figo, con la chiusura di incastro, bello, bella anche il motivo, Star Wars Unlimited, sempre in carta ragazzi, e questo è una carta rigida, il divisore per il mazzo credo che sia, bello, solita illustrazione di Unlimited, sul retro nulla, mettiamo da una parte. Poi abbiamo la guida rapida, una nuova guida, ecco questa è la guida rapida, questo è un altro foglietto illustrativo, qui ovviamente viene spiegato il gioco e tutto il resto, i segnalini che abbiamo visto anche nello starter pack fatti in cartone, nulla di particolare, e qui la cosa più importante ovviamente che sono i booster, questa si mette via, booster pack da 16, ognuno con, anzi sono a cioè sono 3 coppie con un'illustrazione. Cominciamo dal primo, ragazzi. Cominciamo da Chube. Lo spacchettiamo insieme. Andiamo a vedere il contenuto. Molto semplice l'apertura. Via. Allora, cominciamo con Cassian. Molto bene. Questa dovrebbe essere una card che ha la doppia faccia. Bellissima. Cominciamo molto bene, secondo me, non so la rarità di questa card, ma dovrebbe esserlo abbastanza. Torre dell'amministratore, con ovviamente la solita illustrazione, mi sa che l'ho presa al contrario, no? Poi droide chirurgico 2-1B, intercettore imperiale, cerimonia della medaglia, figa anche questa. Assaltatore costiero veterano, una vetta di pattuglia del sistema. Aprire il fuoco, tenente degli assaltatori, riflessi fulminei, massima potenza di fuoco, resa rinforzata, anche questa devo capire cosa significhi la U, unità, la forza è con me, astrocaccia pirata, ambizioni galattiche, un'altra carta che dovrebbe essere difficile, oh ecco la prima foil, full tra l'altro, però rarità è C, quindi niente di particolare, Arc 170 restaurato. E questo era il primo booster, continuo a dire che le card mi piacciono un sacco. Andiamo sotto con Thrawn, vediamo se ci regala qualche soddisfazione. Solita apertura. Allora, cominciamo da qui. Abbiamo Tarkin, che già avevamo visto nello starter pack, ma non era la stessa illustrazione, quindi dovrebbe essere completamente un'altra card, assolutamente. Base Eco, anche l'altro lato, questa anche molto bella. Unità di attacco da guerriglia, milizia rurale, squadra di sicurezza del consolato, tenente di flotta. Briefing della missione, difensore della base Eco, disarmare, droide sonda Viper, scusate raga ma ho problemi, banda di cacciatori di taglie, Bright Hope,
strangolamento di forza, che avevamo già visto anche nello starter, tie advanced, wedge anterior, chimera, bella, bellissima anche questa, l'ammiraglia della settima flotta. Mettiamo via, questa era una foil, a questo punto andiamo avanti con Leia. Sto cercando di farlo il più velocemente possibile, ragazzi, per non fare un video troppo lungo. Spero che la cosa vi piaccia. Allora, cominciamo subito anche qui con Leia. Leia, bellissima questa card. Non ricordo se era la stessa che c'era anche nello starter. Poi abbiamo il centro di comando, anche qui doppia faccia, marine d'assalto, apripista ribelle, creare un'apertura, spaccone della cantina, bellissima, star viper del consorzio, guardia dell'area di detenzione, agente dell'ISB, mercantile coreiano, star viper del consorzio de novo, asso dell'avanguardia, camminatore di rinforzo, Mace Windu, bellissima, bellissima. Questa mi piace un sacco, bella. Spada laser Jedi e un'altra foil, Starwing esploratore. Devo informarmi ancora bene, ragazzi, su quello che è il... le foil, insomma, su quante se ne possono trovare, se ogni carta può essere foil. Fino adesso ho trovato tutte. Oh, Idem Versio, bellissima anche questa. Torre dell'amministratore, è sempre una carta scudo. Carro d'assedio Occupier, Star Destroyer Gladiator, Annientamento, Rivoluzionario Partigiano, Vantaggio Tattico, Guardiano dei Wills, Contrabbandiere Ingegnoso, Agente Solitaria, Soldata Volontaria, Lancio Telecinetico, AT-AT Soppressore, Sparare per Primo, bellissima anche questa con l'illustrazione di Ann. Poi, Non Avevo Scelta, questa dovrebbe essere una carta rara, figa, con Cassian, Astrocaccia Pirata, questa è l'altra foil. Fino adesso sono abbastanza soddisfatto, raga, non so, vi ripeto, qual è la difficoltà nel trovare determinate card rispetto ad altre, ancora non ci sono proprio dentro, quindi mi informerò. Allora, cominciamo con quest'altro pacchetto con Krennic, Director Krennic e la palude di Dagobah. Reclutamento, esperto di ambienti estremi, ala A della Squadriglia Verde, Compagnia Mercenaria, bellissima anche questa, Arc 170 restaurato, l'abbiamo già visto, abilità da infiltratore, rivoluzionario di Lothal, confisca ed hunter dell'orlo esterno, sbarramento soverchiante, Carabast, Bates Malbus, agente Callus e tecnico del super laser, anche questa foil, quindi una foil per pacchetto. Beh, il mazzetto si comincia a formare, eh? Niente male. Andiamo avanti con l'ultimo dei sei pacchetti. Cominciamo con IG-88, poi base chopper, sopravvissuti veterani, fuoco di precisione, rifornimento, camminatore difensivo dell'Accademia, cacciafang incapacitante, colpo a segno, illustrazione di Luke, fighissima. Riassortimento, pilota di Swoop, rifugio dell'asteroide, pattugliatore a lungo raggio, navigante del cartello, 97esima legione, un altro Mace Windu. Mannaggia, per carità, bella, eh? Ma due no. Poi aprire il fuoco che avevamo già trovato, però questa è la versione foil, quindi credo che a questo punto ogni carta può avere la sua versione foil. Bene, con gli spacchettamenti era tutto, quindi guardate che bel mazzo di carte con 6 booster. Poi adesso andiamo ad aprire le card promo che vengono date soltanto con questa versione, insomma con il pre-release, che purtroppo mi sa che non sono quelle di Lucca. Intanto guardate le mie mani piene di
robe varie, delle carte. Vabbè. Allora, abbiamo ovviamente Luke e immagino Vader. Esatto. Sono due card fatte apposta appunto per il pre-release. Le versioni... Ah, cioè la parte retrostante che è foil, non è full foil, da questa parte no, ma da questa sono foil, molto belle comunque, con la stessa illustrazione di quelle che abbiamo visto nello starter, ma mi sa che c'è un'altra versione ancora più bella, mi sa che in full foil, per quanto riguarda Luca. Molto belle, ragazzi. Anche per questo episodio è tutto, fatemi sapere qui sotto nei commenti, ragazzi, cosa pensate di Star Wars Unlimited, di questo pre-release box. Se anche voi collezionate, ditemi che cosa avete trovato, se sono stato secondo voi fortunato o meno, perché io non mi rendo conto, appunto, come vi dicevo durante l'unboxing. Ditemi se vi piacerebbe che portassi altri contenuti a tema Star Wars Unlimited sul canale e se sì, quali. Detto questo, ragazzi, come al solito vi saluto, mettete mi piace al video se vi sono stato utile in qualche modo, se vi è piaciuto, e ci vediamo come sempre a un prossimo contenuto. Ciao ragazzi, a presto!